vivere come Elvis e fare come lui, tanto rock and roll e poi non pensare più. Ciao amici di Spazio Musica, mi presento, sono Fabio Longo, un giovane cantautore napoletano. Il video che vedrete fra poco è il proseguo di un percorso musicale iniziato 2 anni fa, con l'esigenza di scrivere e musicare ciò che affligge la società oggi. Anche se Natale è già passato, volevo inviarvi questo messaggio di amore universale, dedicato a tutti i bambini del mondo. Ringrazio i miei amici musicisti, i bambini del coro e tutte le persone che hanno sposato questa causa. Vi lascio quindi con A Natale. Regalami un sorriso. Natale, regalami un sorriso. Un sorriso per illuminare le strade del mondo, dove un giorno ci siamo persi senza far ritorno. Quante fatiche, quante lacrime versate per la pace. Natale, regalami un sorriso per quei fratelli morti fuori patria, perché nessuno li ha salvati dalla furia della sorte, mentre una mamma piange un figlio morto che non può abbracciare, un'altra piange per il figlio che non vuole, non va a gettare, per il mondo che si è perso il sogno barattato con l'odio, ma in quell'odio mischiato al dolore seminiamo l'amore per far nascere un fiore. A Natale, a Natale, segui lo spazio di un bambino che segue il suo cammino. A Natale, a Natale, senza risposte nel tuo cuore, di sapere mai chi vuole, c'è l'amore. Natale, regalami un sorriso, sperare in una vita migliore, dove non si può più morire per fanatismi di una religione. Passano i bimbi solo a giocare, studiare per ricominciare, non combattere o lavorare per uno stupido ideale, per il mondo che si è perso il sogno. Ma in quell'odio mischiato al dolore seminiamo l'amore per far nascere un fiore. A Natale, a Natale, segui lo sguardo di un bambino che segue il suo cammino. A Natale, a Natale. Yeah.
e di sorrisi, non solo in Natale. Gli esseri umani di questo mondo, lascio il mio messaggio nato dal profondo che accenda amore, non solo a Natale. Per il mondo in cui viviamo, accendiamo le luci del nostro animo, sorridiamo e gioiamo, non solo a Natale. Natale, regalami un sorriso per illuminare le strade del mondo. A Natale, 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 a Natale. Buon Natale a tutti. Ciao a tutti amici di Spazio Musica, io sono Tony Veltri e niente, volevo presentarvi il mio nuovo videoclip Via per noi. Parla di una canzone d'amore molto, molto intensa, molto passionale, con la consapevolezza che a volte è meglio lasciarsi per andare verso il proprio destino. Ecco, è un bellissimo brano scritto da Davide Sartore e Diego Ceccon, con la produzione dell'Eventi e Management di Massimo Ferrari e con la direzione artistica del grande maestro Umberto Iervolino. Niente, spero di vedervi presto e un abbraccio a tutti. Ciao! Quello che rimane è la tua immagine riflessa in me. Quella luce lentamente si disperde. Tu sorridi ma lo sai che cambia la felicità, cambiano le regole, il divano del soggiorno, l'opinione che ho di me. Cambia la comicità e ridi solo se lo sai. Vai via per me, via per me.
che rimane, quello che rimane, l'eco di un amore fragile. Quando il cielo si decora per il lunedì e ci meraviglia fino a che cambia la felicità, cambiano le regole, il divano del soggiorno, l'opinione che ho di me. Cambia la comicità, ridi solo se lo sai, e fa rumore il mio silenzio mentre vai. Te ne vai da me. Necessità, cambia l'ottenibile, lo zerbino che ho all'ingresso e sa mentire come me, e cambia la pubblicità che ti dice cosa vuoi, ed ora io rimango fermo mentre va. Ciao amici di Spazio Musica, sono Luigi Farinaccio. Eccoci di nuovo insieme. Questa volta ho il piacere di presentarvi un video live. Si tratta di un blues. Iscrivetevi al mio canale YouTube e restate sintonizzati sulle pagine Facebook e Instagram per tutte le news. Un saluto a tutti voi che ci seguite da casa e soprattutto vi auguro di cuore un felicissimo 2020. Ciao, buona musica! Se aiuta, senta d'ora d'nata vita, non può che vina, un sangue vola, carica mille. E tu credi che moriva senza te, ma son messo a giacchetta, vai in giro senza pena ambetta, big bella compagnia e allegria. E tu credivi che mi moriva senza te. Frisculette la lanzona, certo cuore mozza consola, a nottata ad abbassare e a spugliare. E tu credi che mi moriva senza te. E tu credi che mi moriva senza te. Thank you.
insieme, ci serve l'aiuto del pubblico per l'ultimo ritornello. E tu credi che amamo vivo senza te? Forza, forza, ultimo giro. E tu credi che amamo vivo senza te? E tu credi che amamo vivo senza te? E ciao amici di Spazio Musica, quest'oggi ci avviciniamo, siamo vicinissimi all'Abruzzo, perché è tornato dai suoi tour all'estero Davide Lo Surdo. Ciao Davide! Ciao Nancy, come stai? Bene, bene, lì come si sta? Sei tornato a Roma finalmente a casa per un po'? Sì, sì, finalmente, solo per Roma per qualche giorno, quindi si riparte fra poco. Tra pochino si va in India, vero? Sì, sì, 18 e 19 gennaio. Ma voi dovete sapere che Davide non è solo un chitarrista, ma è il chitarrista che ad oggi ha il record di velocità di suono della chitarra, ed è spaventoso. Io l'ho visto live a Venezia e mi sono caduti anche i denti per quanto avevo la bocca aperta. Davide, grazie. Da quanto tempo studi? Beh, dipende, prima all'inizio studiavo anche, ne so, 5-6 ore al giorno, adesso un po' di meno, sono le 2-3 ore giornaliere. Ma come hai iniziato questa passione per la chitarra? Da dove? Ho iniziato praticamente quando ero più piccolo, diciamo, condividevo un po' di tempo con la vicina di casa, comunque aveva la mia stessa età, e un giorno ho visto lei, suo padre, suonare qualche accordo su una chitarra acustica, e da lì è iniziato tutto. Poi ho iniziato a studiare comunque negli istituti con dei maestri, e poi ho iniziato a suonare con gente più grande che diciamo, ha contribuito al mio percorso. Davide, tu nonostante sia molto giovane, perché Davide ha 20 anni, hai suonato già con i grandi della musica, cioè non hai suonato con grandi, sì, nomi. Raccontaci, tra queste, l'esperienza più bella che tu abbia mai avuto, quella che senti, no, Dio, più dentro. Ce ne sono state tante, per esempio la più divertente è stata quella con Steve Vai, perché praticamente era un seminario che lui diede a Roma, e praticamente io ero partito in fissa che dovevo suonarci insieme. Quindi andai lì 2 ore prima con la chitarra, tutto quanto, tutti, diciamo, che si stavano comunque guardando la clinica, comunque il seminario, senza pensarci. Ero già partito col presupposto di suonarci insieme. Esatto. Poi dopo, niente, lui ha finito il seminario, ha chiesto le ultime domande e mi ha visto a me con la chitarra e mi ha fatto cenno a me. Però, diciamo, lui mi aveva chiamato per la domanda, quindi io salì sul palco con la chitarra e praticamente sono salito sotto l'inganno, perché lui pensava che avessi una domanda, poi lui mi ha visto che volevo suonare, ha suonato, e poi gli è successo quello che è successo. Perché questo ti ha aperto altre porte. Sì, assolutamente. Beh, suonare con Steve Vai mi ha migliorato anche su quello che faccio oggi. Davide, io vorrei far sentire, giusto per far capire alle persone che ci stanno guardando un po', che cosa fai in effetti e quanto è difficile quello che fai. E tu lo fai con molta naturalezza, anzi io quando ho conosciuto Davide, capito, proprio una persona rilassata, invece fa delle cose veramente, veramente impegnative. Io vi farei vedere subito, giusto perché siamo freschi freschi, faccio prima vedere quella di quest'anno, la clip di quest'anno, su un palco che abbiamo condiviso, diciamo, lui prima e io più tardi. Il palco di Venezia, dove c'è stato il gemellaggio poi tra, diciamo, la via della seta musicale italiana e quella cinese. Ovviamente è ricercatissimo il nostro Davide, che vogliamo fare? Già che ci ha dedicato questi 15 minuti, farei vedere subito il palco di Venezia. Davide Lo Surdo. Thank you.
torniamo direttamente da Venezia, torniamo in Abruzzo e anche nel Lazio con il nostro Davide Lo Surdo. Davide, ciao, questa eccomi esperienza qua. Di Venezia, com'è stata e che cosa ti ha portato? Raccontacelo un po'. Beh, ho conosciuto comunque altre persone, sia in modi positivi che negativi, quindi è stata una bella esperienza comunque fare qualcosa di livello televisivo, perché comunque per me è stata la prima volta, avendo fatto sempre cose diciamo live, quindi è stata la prima volta una cosa in un fattore televisivo. Ti sei trovato bene? Hai notato delle differenze tra la televisione e il live? Cioè, intendi di tensione? No, non solo di tensione, proprio a livello organizzativo, perché sai, molti, per esempio per i cantanti, spesso e volentieri, cosa che magari non è successa a Venezia, però molti che vanno in televisione cantano playback. Sì. Invece a Venezia no, questo non è successo, però ci sono un po' delle dinamiche un po' diverse sicuramente rispetto a quelle che sono quelle poi. Beh, l'organizzazione è più grande, ovviamente è più grande, comunque quando c'è un live l'organizzazione è minore, però è stata una cosa organizzata maggiormente, cioè una cosa molto più grande, mi è stata bella aver fatto anche questa esperienza. Davide, hai fatto un pezzo tra l'altro difficilissimo, che abbiamo appena visto, perché hai scelto questo pezzo? Beh, oddio, questa è la, a parte la mia canzone preferita, prima di tutto, poi secondo me è la canzone che può racchiudere tutto in uno, nel senso tutto quello che faccio in una canzone, c'è melodia, c'è velocità, ci sono tecniche, quindi ecco perché è il motivo di cui ho scelto questa canzone qua, anche se il record di velocità su questa canzone non c'è. Su quale pezzo hai fatto il record? Che pezzo hai utilizzato? Utilizzo Burn dei Deep Purple, quello è un pezzo in cui io mi siedo, quindi ho praticamente il 100% del controllo sulla chitarra, sedendomi posso raggiungere le 129 al secondo. Che è tantissimo ragazzi, spaventoso veramente. Io vi invito a seguire Davide anche su Facebook, sui social, su YouTube, insomma su tutti i video che lo riguardano, così date un'occhiata un po' a quello che effettivamente è. Davide, un'altra cosa fondamentale è che tu vai girando tantissimo, vai in giro per il mondo a suonare, soprattutto dopo questo record, insomma sì. hai fatto varie cose. Io vorrei farvi vedere un'altra piccola clip in cui c'è un medley dei Metallica, che sono uno dei miei gruppi preferiti, quindi ve lo farei vedere subito, Messico 2018. Rientriamo dal Messico e torniamo in Italia. Davide, dove possiamo trovarti, come rintracciarti e soprattutto le tue prossime date, dove seguirti? Beh, diciamo, sui social sono molto attivo sul mio profilo Facebook principalmente,
So, ho anche un canale YouTube a nome Davide Lo Sud, dove comunque ogni tanto carico video dei concerti comunque negli altri paesi, cioè si può trovare anche date, video delle date, non so, a Hollywood, in Messico, in Thailandia, si possono trovare tutti questi video. Prossime date, adesso devo suonare con Vinnie Moore, che è attualmente il chitarrista degli UFO, e poi devo fare la due date in India, 18-19 a Calcutta e a Guwahati. Davide, ma possiamo, hai altre robe in programma per dopo? Perché noi sappiamo qualcosa, ma non vorremmo spoilerare, non so se... Esatto, ci sono alcune cose in programma che non si possono ancora dire, è una cosa molto lunga. E poi comunque c'è Thailandia, Vietnam ancora da fare da maggio in poi. Beh, quindi hai un bel programma. Pubblicherai questo programma su YouTube? Su YouTube, assolutamente, su Facebook, sì. Su Instagram, sulle tue pagine? Assolutamente sì, si può trovare ovunque. Ogni volta che esco da suonare un turno pubblico cose online, YouTube, Facebook, comunque Instagram anche. Davide, con il sogno, la persona con cui hai il sogno di suonare ad oggi? Sinceramente ho suonato con entrambi i miei idoli, però la persona con cui sognerei di suonare è... non so, non devo pensarlo, forse è un membro di Metallica. Beh, allora forse. Io direi alla nostra regia che non appena accadrà questo sogno, perché Davide ha i sogni veloci, cioè se oggi lo pensa, tra tre giorni si realizza. Esattamente. Direi che ti aspettiamo di nuovo qui con noi a Spazio Musica, non appena avrai fatto il tuo prossimo live e soprattutto non appena avrai altre novità per noi. Assolutamente, va bene. Assolutamente sì. Davide, grazie mille. Grazie a voi. E ci vediamo la prossima settimana. Ciao. Voglio vivere come Elvis e fare come lui, tanto rock and roll e poi non pensare più.